Presso l'ATL del Cuneese si è recentemente parlato di due mostre molto importanti che accomunano le città di Busca e Cherasco. A parlarcene la curatrice Cinzia Tesio. Fra queste due rassegne non esiste un vero e proprio filo conduttore, ma l'idea è quella di fare in modo che l'arte fosse un elemento di unione, un ponte comunicativo fra due comuni, quello di Cherasco, che è tradizionalmente noto per la sua impronta artistica, e quella buschese che ha deciso di seguirne le orme. Quest'anno le mostre erano apparentemente diverse, ma abbiamo cercato di unirle dando una comunicazione diversa al concetto di arte. Un'arte legata alla fantasia, alla didattica, l'inclusione sicuramente, quella di Cherasco attraverso lo scenografo Emanuele Luzzati, 90 opere che raccontano un percorso di chi ha messo in scena, cioè ha dato vita all'arte a 360 gradi, un artista che ha saputo lavorare con varie tecniche diverse, quindi dalla matita al pastello, le matite colorate, ai collage, all'incisione e alla ceramica. Sono comunque oggetti manufatti che però non sono di uso quotidiano, ma diventano dei piccoli laboratori teatrali, quindi si aprono le porte, si aprono le finestre, ci sono i personaggi. Una mostra, quella di Cherasco, dedicata a questo scenografo, con oltre 90 opere, 5 sezioni, un catalogo, un video di mostra, realizzata con la collaborazione di collezionisti privati e il Teatro Stabile di Torino. Quella di Busca, invece, è un evento con una comunicazione diversa, un'arte che tende a farci riflettere. Sicuramente l'inclusione è una cosa che unisce i due comuni, ma ci fa riflettere sui problemi sociali, sui problemi dell'unione, della carità, del donarsi e del donare agli altri, partendo da un contesto cittadino, da un contesto locale, appunto quello delle confraternite che da secoli hanno supportato la città, la realtà, la povertà in alcuni momenti storici del luogo, abbiamo dato un taglio più ampio. Abbiamo unito quindi a un contesto locale una mostra dal taglio nazionale e internazionale, con opere chiaramente molto importanti da Manzù a Mastroianni, a Picasso, per citarne solo alcuni. In realtà poi storicamente andiamo anche dietro, perché ci sarà anche un'opera, per esempio, alla scuola di Guido Reni, quindi veramente un percorso. Raccontiamo i simboli della carità, che nella storia hanno avuto un taglio religioso, quindi il simbolo visto come qualcosa che unisce la maternità, la mamma, per esempio, ma non solo, il simbolo del triangolo, del cuore, il simbolo della croce, quindi il dolore, la catarsi della sofferenza. Ci saranno le 15 stazioni della Via Crucis di Mario Tallone, un artista di paesana, ma ci saranno anche crocifissi molto importanti, come un crocifisso di Lucio Fontana, un crocifisso di Maine, per citarne solo alcuni, e si giunge fino all'arte contemporanea.